Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sono 1.496 le vaccinazioni eseguite oggi entro le ore 18:30 nella nostra regione, tutte vaccinazioni ovviamente per il personale sanitario. Sul fronte del bollettino del coronavirus, 213 nuovi casi di Covid in Abruzzo a fronte di 2.393 tamponi. Scende dunque il tasso dei positivi rispetto ai test. L'8,9%. Si registrano altri 12 decessi, 7 in provincia dell'Aquila e 5 in provincia di Chieti. E intanto prosegue lo screening di massa in diversi comuni del Pescarese. Domani il via a Città Sant'Angelo. A Pescara si comincerà invece lunedì prossimo il servizio. Sono 213 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, su 2.393 tamponi processati. Il tasso di incidenza dei positivi torna così al di sotto della doppia cifra, attestandosi all'8,9% contro l'11,4% di ieri. I 213 nuovi casi hanno età compresa tra 9 mesi e 97 anni e sono residenti o domiciliati 28 in provincia dell'Aquila, 86 in quella di Chieti, 34 in quella di Pescara, 62 in quella di Teramo. Di una unità, il numero di persone fuori regione sono 4 in più quelle per cui sono in corso verifiche sulla provenienza. I positivi odierni con età inferiore a 19 anni sono 26, di cui uno in provincia dell'Aquila, 9 in provincia di Pescara, 9 in provincia di Chieti, 7 in provincia di Teramo e sono complessivamente 36.287 i casi di Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 1.252, registrando 12 nuovi casi di età compresa tra 73 e 100 anni, 7 in provincia dell'Aquila e 5 in provincia di Chieti. Del totale odierno, 3 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi 23.941 dimessi guariti, più 312 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.094, meno 111 rispetto a ieri. 471 pazienti, più 5, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 39 invariato rispetto a ieri e con due nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 10.584, meno 116, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Intanto prosegue nel Pescarese lo screening di massa per la ricerca del Covid. Dopo i primi comuni partiti già ieri, tra cui Montesilvano, domani le operazioni prenderanno il via a Città Sant'Angelo e l'8 gennaio a Pianella. In particolare a Città Sant'Angelo l'avvio delle attività inizialmente previsto per giovedì è stato anticipato a domani. I tamponi verranno effettuati tutti i giorni in due turni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, senza alcuna prenotazione nella tensostruttura montata nella sede della Croce Angolana accanto al cimitero capoluogo. Sul sito ufficiale del comune è reperibile il modulo che dovrà essere compilato e consegnato ai volontari per sottoporsi al tampone, insieme alla propria tessera sanitaria e a un documento di identità. In base ad accordi telefonici intercorsi tra i sindaci Matteo Perazzetti e Gianfranco De Massis, anche i cittadini di Erice potranno effettuare tamponi a Città Sant'Angelo. A Pescara lo screening di massa invece inizierà lunedì prossimo, 11 gennaio, su base volontaria e i cittadini dovranno portare con sé carta d'identità e tessera sanitaria. E si svolgeranno solo di pomeriggio, dalle 15 alle 19. 30 le postazioni individuate in 5 zone diverse: vecchia stazioncina di Porta Nuova, tensostruttura verde di Zanni, tunnel ex mercatino ettico della stazione centrale, pattinodromo via Maestri del Lavoro e centro fiere di via Tirino. Appena ci sarà ulteriore personale disponibile, altre postazioni saranno individuate nella scuola di San Silvestro. Nei giorni 11, 12 e 13 gennaio lo screening sarà fatto solo su prenotazione da effettuare tramite la piattaforma in allestimento sul sito del comune di Pescara. Dopo il 13 di gennaio basterà mettersi in fila. Per le scuole superiori lo screening con i tamponi rapidi partirà giovedì 7 gennaio, senza necessità di prenotazione. E intanto il Consiglio dei Ministri ha emesso le regole post-natalizie in attesa di valutare la curva epidemiologica nei prossimi giorni. Cambiate le regole per stabilire i colori delle regioni. Il servizio di Alfredo Primante.
Nella notte il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto ponte che introduce le restrizioni valide dal 7 al 15 gennaio in attesa di un nuovo DPCM a metà mese. Scuole superiori riaperte solo dall'11 gennaio, weekend tra il 9 e il 10 in zona arancione per tutta Italia, mentre negli altri giorni vigerà una zona gialla rafforzata, ovvero con lo stop agli spostamenti fra le regioni. Queste le misure in vigore per cercare di contenere il nuovo rialzo dei contagi e di evitare così una terza ondata Covid. Il Consiglio dei Ministri, terminato oltre la mezzanotte, ha dato il via libera ad una sorta di transizione verso il ritorno alla divisione in fasce a partire da lunedì prossimo. Dopo i due giorni di zona rossa, oggi e domani, dunque, si entrerà in zona gialla il 7 e l'8 gennaio con libertà di movimento all'interno della regione e riapertura di bar e ristoranti che però dovranno richiudere e tornare all'asporto già dopo 48 ore. Il fine settimana, infatti, si applicano le misure arancioni. Quindi locali chiusi e negozi aperti, libertà di movimento all'interno del proprio comune entro gli orari del coprifuoco fra le 5 e le 22 e autocertificazione per spostarsi all'interno della regione. Da lunedì 11, come detto, ripartirà la zona gialla, fatte salve le decisioni della cabina di regia l'8 gennaio, che potrebbe far cambiare colore ad alcune regioni, anche in base all'inasprimento delle soglie RT per le fasce. Il decreto, da questo punto di vista, introduce una serie di novità per il meccanismo di divisione. Un valore superiore ad 1 farà scattare la zona arancione, un RT superiore a 1,25 la zona rossa. Presidente Marsiglio, nella conferenza proprio delle regioni, ha portato avanti questo programma, ha portato avanti questa istanza, perché noi eravamo automaticamente già in zona gialla, quindi essere penalizzato certo non ci fa piacere. Abbiamo fatto rispettare, ringrazio tutti i nostri cittadini che hanno collaborato nel rispettare queste norme e quindi oggi dovremmo essere liberi di rientrare in questa zona gialla. Aspettiamo questi DPCM da parte del Ministero per verificare se ci saranno misure restrittive ulteriori. È sempre più concreto il rischio che salti completamente la stagione invernale dei prati di Tivo di Teramo, si fanno sempre più intransigenti, infatti le richieste degli usi civici di Pietracamela e Intermesoli, dei canoni non pagati dalla Gran Sasso Teramano. La provincia di Teramo sta tentando una mediazione in extremis tra le parti, ma la situazione sembra molto complicata. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Salvare a tutti i costi la stagione sciistica dei prati di Tivo di Teramo è stato l'argomento di una riunione incandescente che si è tenuta nella sala consigliare della provincia di Teramo. A confrontarsi i rappresentanti degli usi civici di Pietracamela e Intermesoli, amministratori dei terreni sui quali sono stati costruiti gli impianti di risalita, compresa la nuova cabinovia, e la Gran Sasso Teramano, società in liquidazione che deve ancora pagare 180.000 euro di rate agli usi civici per la concessione avuta negli ultimi anni. Gli operatori di Prati di Tivo si sentono presi in giro per questo mancato pagamento in considerazione delle ultime 3 stagioni estive che solo di cabinovia hanno fatto incassare ai gestori oltre 600.000 euro. Le riunioni che sono in corso oggi servono a valutare proprio le condizioni in cui si trova la stazione, tecnicamente e giuridicamente. Per quanto riguarda la situazione tecnica, alcuni lavori di messa in sicurezza sono stati fatti, altri devono essere ancora compiuti, ma per poter essere eseguiti c'è bisogno di un provvedimento sostanzialmente, perché giuridicamente oggi c'è un provvedimento di revoca della concessione frutto di una richiesta da parte degli usi civici a seguito di una annosa questione legata agli anni passati in cui c'è stato il mancato pagamento da parte della Gran Sasso Teramano S.p.A. dei canoni di locazione sostanzialmente. C'è il rischio che si riapre ma non c'è il concessionario? Beh, se non c'è il concessionario non si riapre, è chiaro, quindi bisogna cercare di risolvere questa problematica di natura giuridica. Ripeto, è una problematica risalente negli anni che si è riproposta adesso ovviamente e quindi passa tutto attraverso la revoca, degli usi civici nei confronti della Gran Sasso Teramano e del gestore. La provincia cosa può fare?
è un'opera di mediazione per cercare di fare in modo che le parti possano riavvicinarsi e trovare l'accordo. E se non si arrivasse ad un accordo? Gli usi civici di Pietracamela e Intermesoli, amministratori legali di boschi, pascoli e sorgenti acquifere della montagna teramana potrebbero chiedere di far smontare tutti gli impianti di Pratiditivo e far tornare i terreni a pascolo. La comunità intera però spera in una soluzione diversa. Il maltempo non concede tregua a gran parte dell'Italia. La Protezione Civile ha infatti confermato il livello giallo di allerta anche per domani per Abruzzo, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, parte dell'Emilia Romagna, Molise, Basilicata, estendendolo anche alla Calabria. Una vasta area depressionaria a matrice fredda continua a influenzare le condizioni meteorologiche sull'Italia, determinando ancora maltempo con precipitazioni a carattere nevoso su parte del nord e sulle zone appenniniche centro-settentrionali, spiega un comunicato della Protezione Civile. Si prevede che continuino le nevicate su Lombardia, Veneto, Friuli e Toscana, quote mediamente superiori ai 200-500 metri. Sopra i 600-800 metri attesa invece la neve in Abruzzo, Lazio, Molise ed Umbria. La Regione ha deciso di posticipare il tempo limite entro cui Pescara, Montesivano e Spoltore dovranno fondersi, dando vita a una nuova grande città. Nessuno dei tre comuni intende opporsi, ma rimangono posizioni diverse. Il servizio di Giuseppe Dintino. La Regione ha approvato lo slittamento della nascita della cosiddetta Nuova Pescara. La fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, legittimata da un referendum consultivo nel 2014, non dovrà più avvenire entro il prossimo anno, ma entro il 2023 o nel 2024, se almeno due terzi dei consiglieri dei tre comuni dovessero decidere per il rinvio. È giusto così, dicono gli amministratori, il rinvio è a causa Covid. Lo slittamento è derivato dal fatto che quest'anno le attività sono state concentrate soprattutto sul discorso Covid, perché questo è stato un anno particolare e quindi il discorso che hanno fatto in Regione di posticipare di un anno questo termine intermedio per permettere ai comuni di recuperare quelle attività che non sono state svolte a causa dell'emergenza Covid mi sembra che sia una cosa assolutamente logica. Il termine del 2024 invece rimane tutto ed è l'ultimo termine entro cui dovrà nascere la nuova Pescara. Rinviarle di un anno secondo me è stato saggio e poi credo che questo anno possa essere utile a capire quali sono stati i meccanismi che hanno fatto sì che questa fusione non progredisse. Inizialmente il comune di Spoltore era tra i più scettici riguardo la fusione. Il sindaco aveva proposto anche un nuovo referendum così da restituire la palla ai cittadini. Oggi però ha cambiato idea, non vogliamo un nuovo referendum, dice Di Lorito, ma la legge regionale va migliorata. Quest'anno serve a capire dove si può migliorare questa legge regionale per far sì che i tre comuni diventino una unica realtà. È chiaro che ci aspettiamo che questa legge produca benefici per la città di Spoltore, quindi noi siamo guardinghi rispetto a questo. Cioè una fusione deve produrre benefici rispetto a quello che abbiamo oggi. Non pensiamo e non dobbiamo far sì che invece i cittadini di Spoltore stiano peggio di come stiano adesso. C'è una legge, c'è stato il referendum e ora il processo. Il processo di fusione non può essere fermato, ribatte Masci. Tra i tre comuni c'è collaborazione. Ognuno ha le sue idee specifiche, ma questo non vuol dire che non si remi tutti nella stessa direzione per fare in modo che ci siano sicuramente in queste tre realtà che oggettivamente i cittadini vedono come un'unica realtà, dei servizi erogati in maniera congiunta, delle attività fatte insieme in modo da ottimizzare le attività che dovranno essere svolte. I comuni di Spoltore e Pescara, supportati dalla Regione, hanno presentato i lavori di manutenzione del Fosso Grande, l'affluente del Pescara che durante la pioggia è sempre a rischio esondazione. Vediamo. Via le Erbacce dal Fosso Grande, l'affluente del Pescara ridotto quasi a una discarica che nasce a Montesilvano e attraversa Spoltore e il capoluogo adriatico. I lavori interesseranno il tratto di questi ultimi due comuni. La manutenzione è finanziata dalla Regione per 60.000 euro, a cui si aggiungono ulteriori 20.000 euro messi a disposizione dal comune di Spoltore. Questo è un primo passo, credo di una serie di altri passi che nei prossimi anni saranno realizzati insieme dal comune e dai due comuni con, credo, anche il sostegno
impegno della Regione, che ha iniziato intanto con questo primo finanziamento. Io sono contento perché l'anno scorso, diciamo, ho proposto io questa quota di finanziamento, quindi sono felice che si inizino a fare dei lavori e che le amministrazioni possano lavorare insieme in sinergia per risolvere i problemi di Fosso Grande. A causa della pressione antropica e dell'urbanizzazione che si è imposta intorno al canale, il Fosso Grande rappresenta un pericolo durante le piogge più insistenti. Nel 2013 un'esondazione causò danni per oltre 1 milione di euro. Quelli annunciati oggi, come detto, sono lavori di manutenzione e quindi non risolutivi a lungo termine. Pescara spera di accedere a fondi ministeriali per poter effettuare in futuro lavori strutturali. Per il dissesto idrogeologico potrebbero essere immaginati lavori più importanti. In particolare il Comune di Pescara ha già fatto una proposta al Ministero e alla Regione per un fondo di 800.000 euro per interventi di carattere strutturale, che però siano fatti bene e che rispettino anche l'ecosistema e l'ambiente, perché questo è un aspetto che dobbiamo tenere in grande considerazione. Ed ora parliamo di una bella iniziativa dell'associazione Will Clown Abruzzo. Come possiamo vedere dalle immagini, i clown dottori dell'associazione, costretti a stare lontano dai reparti dove normalmente portano il loro sorriso, hanno deciso di portare un ringraziamento e un applauso a tutti i medici e il personale paramedico del reparto Covid dell'ospedale civile di Pescara. Un saluto colorato al personale presente direttamente dalla strada che passa sotto il reparto, accompagnati dal colore, dai suoni del loro taxi clown, per ringraziarli appunto di tutto il lavoro, la dedizione e la professionalità con i quali hanno coraggiosamente affrontato questo anno così difficile. Will Clown Abruzzo è un'associazione di volontariato di Pescara che compie proprio in questi giorni 14 anni di attività e festeggia rilanciando la sua attività di promozione e diffusione del clown care come approccio per alleviare la sofferenza e alleggerire le situazioni di disagio. Tante le iniziative nel 2020, ma altre ve ne saranno nel 2021. Tra queste iniziative, tra i progetti in campo, la realizzazione della cosiddetta stanza degli abbracci per un centro anziani e per un centro di riabilitazione. Ed ora la pagina dello sport, stangata del giudice sportivo che ha combinato 3 giornate di squalifica al difensore del Pescara Gennaro Scognamiglio, match winner della partita di ieri contro la Reggiana, ma espulso dopo la rete per un brutto fallo su Varone. Una giornata per Bellanova, l'altro biancazzurro espulso nella partita di ieri che il Pescara ha storicamente chiuso in 9 riuscendo a vincere. Riviviamo le fasi salienti del match e poi ascoltiamo le parole degli allenatori Breda e Albini. Nella città del tricolore sventola la bandiera bianca-azzurra con il Pescara che espugna il Maipei Stadium per 1-0 in 9 uomini grazie al gol vittoria segnato allo scadere da Scognamiglio in una partita dalle 1000 emozioni che ha visto in campo un delfino con il cuore in mano. Ora la sosta ed il mercato per ripartire ancora con più ottimismo. Squadre in campo con diverse assenze, nel 3-5-2 bianca-azzurro si rivedono Valdifiori e soprattutto Masciangelo in campo dal primo minuto, Busellato in difesa, Balzano e Scognamiglio con Jarosinski. La Reggiana risponde con il 3-4-1-2 al Maipei Stadium, dirige Meraviglia di Pistoia in una serata umida e fredda. Prima azione pericolosa al 6° minuto con il Pescara che si porta in avanti con Masciangelo che lascia poi a Galano e con la conclusione dell'ex attaccante del Bari e del Foggia parata a terra da Venturi. All'8° Pescara vicino al vantaggio con Memusciai, oggi alla 200ª partita con la casacca degli Adriatici, che scarica la conclusione sul portiere di casa che salva. Ritmi alti in campo con i biancazzurri che si lasciano preferire sul piano del gioco e della manovra. Al 20° Lunetta approfitta di una dormita della difesa pescarese e in area manda la palla sulla parte alta della traversa. Cresce la squadra granata che al 21° è pericolosissima con Muratore che sulla sua conclusione trova una deviazione con il pallone che finisce sul fondo. Momento di difficoltà degli ospiti con i locali che attaccano ora a pieno organico e con la squadra ospite più remissiva. Si arriva alla mezz'ora con 2 formazioni che non si accontentano del pareggio, anche se ora le emozioni sono meno frequenti, con Bellanova che però al 43° già ammonito viene espulso dopo un contatto quasi fortuito con Lunetta, lasciando la sua squadra in 10 uomini. Al 45° però Galano ha un guizzo andando a sfiorare la rete del vantaggio a 2 passi da Venturi, che riesce però a salvare dopo 46 minuti di gioco. Il risultato è di 0-0.
La ripresa si apre con Omeonga e Gutti in campo per Balzano e Galano nel Pescara. Nella Reggiana c'è Cambiaghi per Ageti, al terzo padroni di casa pericolosi con Fiorillo che è costretto a respingere con i pugni su Cambiaghi. Al quinto minuto colpo di testa di Martinelli con la palla di poco sopra la traversa. La squadra di Alvini attacca alla ricerca del vantaggio che sembra cosa fatta all'ottavo quando Zamparo in area mette incredibilmente alto. Pescara ha serragliato in difesa, pesa l'inferiorità numerica con il Delfino ora in campo con il 3-5-1. All'undicesimo contropiede di Seter con una conclusione poi fuori di Memusciai. Attacco simile ad un assedio per i Granata con un Pescara in sofferenza e tutto racchiuso nella propria metà campo. Trascorrono i minuti con la squadra abruzzese che prova ogni tanto a rendersi pericolosa in contropiede. Al 27esimo infatti Seter se ne va e poi Libutti lo atterra praticamente al limite dell'area di rigore con il direttore di gara che vede però un fallo dell'attaccante pescarese che si innervosisce e poco dopo viene anche ammonito dal direttore di gara pistoiese. Rispetto alla prima parte di partita ora però tiene meglio il Delfino che soffre meno in campo nonostante l'inferiorità numerica ma gioca con grande generosità trovando il gol del vantaggio e della vittoria al 90esimo con il colpo di testa vincente di Scognamiglio sugli sviluppi di una punizione. Prima rete stagionale per il difensore abruzzese che resta anche infortunato e poi viene espulso per un fallo su un avversario. Pescara i 9 uomini negli ultimi 5 minuti di recupero con una partita straordinaria ed un successo che arriva e che vale davvero tanto in ottica campionato. Eh beh, è un obiettivo che ci siamo posti perché se più riesci a rimanere in partita e a non subire gol è più logico che poi diventa facile anche fare punti. Anche della partita scorsa secondo me poi prende valore con questa vittoria perché a dimostrazione che in 10 non è sempre facile fargli gol e devi sempre stare attento, quello che un pochino l'avevamo interpretata noi con l'ultima gara, però di questo poi tante volte la differenza la fanno gli episodi perché tu magari fai gol sulla traversa con Gutta e qua magari pareggi, quindi però l'importante è crederci negli episodi e cercare di portarli sempre dalla parte nostra. Certamente abbiamo bisogno di attaccanti, io tra gli attaccanti spero anche di avere al più presto Asensio che come caratteristica è un altro che vive bene l'area di rigore, poi dopo vediamo come sta perché la ripresa dovrebbe ritornare con noi e da là poi logico che arriverà anche qualcos'altro, però appunto far nomi insomma vediamo, a me piace che la società parli di mercato, non voglio parlare io, poi dopo io con la società logico che voglio confrontarmi e lavoro nel rispetto dei ruoli è coordinato, però sui nomi preferisco sempre che sia la società a parlarne. Ci siamo sempre detti che noi non dobbiamo avere un'unica arma, dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni e capire cosa usare. Ci sono stati dei secondi tempi che siamo andati a fare nelle metà campi avversarie e sono stati altri come oggi che era giusto fare così, ma l'abbiamo detto ieri, anche se rimaniamo bassi l'idea nostra è di sempre provare a far male e credo che oggi è stato proprio questo tipo di lettura, l'idea di difendersi con una grande attenzione, con una grande intensità mentale e su questo veramente sono stati bravi tutti, da Valdifiori a Memusciai, ma metto dentro tutti quanti, però con l'idea di continuare anche a provare a incidere in quelle occasioni che sapevamo che non sarebbero state tantissime, però che potevano esserci. La squadra ha cercato di vincerla la partita, secondo tempo, e siamo stati puniti su una palla ferma dove Scognamiglio è saltato più in alto degli altri e ha buttato dentro, fatto gol. Non c'è assolutamente un problema fisico perché la squadra oggi ha girato dal punto di vista fisico e dal punto di vista caratteriale ha provato a vincere la partita. Non ho neanche cambiato il sistema, ho messo più giocatori offensivi, ma non c'è un problema fisico o caratteriale, c'è un problema che di episodi, siamo stati puniti sicuramente da questo episodio qui. Non era paura di non riuscire a vincerla. Dal punto di vista tecnico qualche errore lo facciamo, più delle altre squadre, nel palleggio, alcuni errori di guida della palla, di controllo, di passaggio, e lì sta nel lavoro tecnico sicuramente. La frenesia non c'è stata, secondo me
l'abbiamo persa perché siamo stati puniti da quel punto di vista lì da un episodio. Non abbiamo fatto tanto per creare occasioni, ma l'abbiamo persa su un episodio, su una palla ferma. Abbiamo concesso qualche transizione, ma se dobbiamo parlare di risultato, è un risultato che ci penalizza oltre misura da quel punto di vista lì. È logico che poi se sei in 10 non ti rimporta o solo fuori, quelli sono errori nostri dove dobbiamo analizzarli. Dopo la sosta per le festività natalizie, domani torna in campo il girone F di Serie D con la decima di andata. Tanti scontri Abruzzo-Lazio con la capolista Campobasso che farà visita alla Vastese del neotecnico D'Adderio, il servizio di Jacopo Forcella. Il primo impegno del 2021 per il campionato di Serie D è nel giorno dell'Epifania con le 5 abruzzesi in campo e 2 rinvii a Recanati e Porto Sant'Elpidio che non riguardano le squadre della nostra regione. Decimo turno con la capolista Campobasso che va a far visita ad una Vastese che dopo il capitombolo col Matese prima della sosta ha cambiato guida tecnica con D'Adderio che ha preso il posto di Massimo Silva. Le motivazioni poi con queste squadre qui che... Prima di tutto, oltre ad essere un ex, quindi io anche molisano, è la prima in classifica e quindi di conseguenza questo la dice lunga sulla qualità della squadra, anche l'anno scorso hanno fatto molto bene e quindi noi dobbiamo cercare di competere con la prima della classe nel migliore dei modi e dobbiamo farlo nonostante le difficoltà che questa squadra ha riscontrato in questo periodo e quindi essere, avere o meglio un approccio positivo per affrontare questa compagine che è molto, molto determinata e ha grandi qualità. Speriamo senza fare proclami e senza dare false illusioni, certamente di dire di impegnarci e di avere quel senso della maglia che deve essere secondo me in questo periodo soprattutto sentito e riscoperto da tutti quanti noi. A sperare nella Vastese sono altre due compagini abruzzesi, il Notaresco ad esempio che al Savini affronta proprio il Matese, il successo nel derby del Vomano col Castelnuovo ha dato slancio ad una compagine ormai matura per provare a battagliare fino alla fine per la vittoria del campionato. In più la retroguardia di Massimo Epifani ritrova Colombatti che a Castelnuovo ha scontato il turno di squalifica dopo il rinvio del match col Castelfidardo. I campani, benché vittoriosi con la Vastese, non sono compagini impossibile, tutt'altro, e finora in casa il Notaresco ha sempre fatto risultato col solo neo del pareggio a reti bianche contro i Rieti. Ma non solo i rossoblu tiferanno Vastese, perché c'è proprio il Castelnuovo di Guido Di Fabio a sperare nell'uno in schedina. I neroverdi però hanno un impegno difficile contro la Cinzia Albalonga in quello che sulla carta è un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. La società abruzzese nel frattempo ha tesserato l'attaccante esterno Manuel Manari, proveniente dall'Atletico Porto Sant'Elpidio e cresciuto nelle giovanili dell'Ascoli, per poi passare alla Juve Stabia, Gubbio, Notaresco, Avezzano, San Giustese e Torrese. Una soluzione in più per il tecnico dopo l'arrivo di Marco Croce in mezzo al campo, segno evidente che la società neroverde non vuole lasciare nulla di intentato. I laziali di Venturi però hanno messo insieme 9 punti su 12 in casa e hanno elementi come Gagliardini, Angelilli e Cardella di ottimo livello. Trasferta sempre in terra laziale per il Pineto a Rieti, Amaranto Celesti ancora nel bel mezzo di un probabile cambio di proprietà, tutto da definire, è slittato infatti di qualche giorno ancora il passaggio nella lunga trattativa tra Riccardo Curci e Benedetto Mancini. Le parti sono in contatto da tempo, ma l'accordo non è stato ratificato come ci si aspettava. Durante l'ultimo incontro, infatti, è emersa la mancanza di documentazione utile a chiudere l'accordo tra il commerciante reatino e l'imprenditore romano. Tutt'altro momento, invece, quello che attraversa la società biancazzurra, che non ha di questi problemi, tutt'altro. Ha appena tesserato Minnozzi dal Tolentino e, anche con l'arrivo di Mininkleri, punta a dare sostanza alla rincorsa verso i piani alti della graduatoria. Il pareggio interno con la Cinzia Albalonga certo non è stato il risultato sperato, ma il Pineto è ancora lì e ha poche lunghezze da recuperare, a patto che non sbagli troppo gli appuntamenti come quello ad esempio di domani. Infine il Giulianova, che ad inizio anno ha salutato Cristiano Del Grosso, passato in Lega Pro alla Casertana, e che se la vedrà al Fadini con il Fiuggi. Giallorossi senza Ranellucci, che ha appena subito un intervento che lo terrà qualche settimana lontano dai campi, e soprattutto in attesa di rinforzi per uscire da una situazione di classifica difficile. 4 sconfitte su 4 nello stadio amico sono una ferita.
ferita enorme e anche la piazza inizia a dare segnali di insofferenza. Federico Del Grosso attende qualche acquisto, ma dovrà attendere il match di domenica. Nel frattempo dovrà fare di necessità virtù e provare a strappare un successo che possa rilanciare le quotazioni salvezza dei giallorossi. I servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG6 termina qui, ma torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.